Buongiorno a tutti, questo è una parte del gruppo dell'undicesimo municipio del Movimento 5 Stelle, io sono il portavoce Alessio Marini. E siamo in questo momento proprio di fronte al Consiglio Municipale a Corviale, dove abbiamo discusso oggi una mozione presentata da noi su un argomento e una tematica molto importante che è l'elettrosmog. La borgata del Trullo è attraversata, ma anche Casetta Mattei e Portuense sono attraversate da una condotta dell'alta tensione. Questa condotta, malgrado le tantissime promesse che sono state fatte negli ultimi 20 anni, non è mai stata né rimossa né interrata e ha causato molto probabilmente malattie e morti disseminandole per tutto il quartiere. Con questa nostra mozione noi chiedevamo al municipio di impegnarsi affinché i piani che erano già stati preparati e stabiliti negli anni passati venissero finalmente messi in atto e non rimanessero lettera morta e non rimanessero nei cassetti della burocrazia ad ammuffire. La nostra mozione ci è costata parecchio lavoro, abbiamo dovuto raccogliere molte informazioni e siamo arrivati finalmente a discuterla in questo consiglio, dove la maggioranza non si è assolutamente potuta tirare indietro nell'appoggiarla, perché era anche il punto 3 del loro programma, ma ovviamente se ne erano un po' dimenticati nel frattempo. Però ovviamente nella loro discussione hanno voluto in qualche modo infangarla un pochettino parlando di demagogia, ma nel nostro operato non c'è nessuna demagogia, perché noi abbiamo fatto esattamente ciò che avevamo detto in campagna elettorale, quindi la demagogia non esiste. Si sono inoltre preoccupati di presentare una serie di emendamenti che io chiamerei cosmetici, cioè hanno emendato le parti che gli dava fastidio diffondere, perché la nostra mozione conteneva anche alcune velate critiche sull'operato delle gestioni precedenti, che sono tutte riconducibili al PD. Devo dire che oggi è stato un bellissimo consiglio, perché per la prima volta ho visto i consiglieri lavorare in maniera seria, senza litigare, senza fare gazzarre, senza guerre fratricide all'interno soprattutto della maggioranza, e a mio avviso questo è successo solo ed esclusivamente per una ragione: che c'erano i cittadini convocati da noi in municipio. Non era una folla, erano una cinquantina di persone, ma è bastato per mettere questi politici di fronte a uno specchio, e non se la sono sentita evidentemente di fare il solito mercato delle vacche, di mantenere i soliti atteggiamenti tutt'altro che costruttivi. Di questo siamo molto soddisfatti. Per il nostro piccolo gruppo dell'undicesimo municipio, oggi è una giornata storica.